Rieccoci nuovamente in studio, stavamo parlando di Dybala. Antonello, tu dove lo collocheresti meglio? C'è anche la Juve. C'è la Juve, c'è la Roma, no? Ci sono squadre su questo giocatore. Alla Juve no, sinceramente alla Juve Sì, cioè fa come il Milan esatto, in difesa. Otto non servirebbe giocatori, a abbastanza cambiare che la nulla. Juve perderà Tevez. Sì, ma secondo me lì ha già altri obiettivi. Alla Roma lo vedrei bene Dybala, no? Sì, assolutamente sì, Come gioco, assolutamente sì. siccome, come diceva anche Massimiliano, è un giocatore che ha le caratteristiche del giocatore europeo, quindi È uno che si è uno che si muove, muove sì. bene Sì. Lo e vedrei bene quindi. alla Roma se la Roma investe su centrocampisti con capacità di Certo. inserimento, quelli che la Juve ha, che a Roma non hanno, perché i limiti in questo momento della Roma sono proprio strutturali, nel senso che avendo Totti, che concede dall'opportunità agli esterni, che sono adesso Doumbia e Gervinho, di inserirsi e attaccare la profondità, ma quando sono venuti a mancare per la Coppa d'Africa giocatori come Doumbia e Gervinho, la Roma prevedibile, Sono poca capacità di inserimento da viste. dietro, quindi Certo. lettura facilitata per le Anche difese avversarie. tieni conto che non hanno De Rossi, che è uno di quelli che per esempio si inserisce. Palla inattiva Sì, su palla fondamentalmente inattiva, negli però ultimi piano anni, piano. però io Dybala, ripeto, stavo dicendo prima della pausa pubblicitaria, secondo me è un giocatore europeo perché è un giocatore da Premier, qualitativo, rapido, abbastanza anche resistente, perché questi Sì, strappi li ripropone nei certo. 90 minuti spesso e Però quel gol volentieri, sbagliato contro tecnico. l'Inter. Vabbè, ragazzi, Eccesso mamma mia, e di dai. sicurezza, Diamogli anche una. di fiducia. È un Un giocatore minimo che ha solo 21 anni di. e, sai, noi lo rapportiamo al nostro campionato, che è un campionato in questo momento di, non di seconda fascia, ma di un livello leggermente più basso rispetto alla Premier. Leggevo stamattina, la Come Premier nei prossimi no, anni performerà 6 miliardi di euro all'anno, qualcosa di questo sì, tipo. E il fatto. Barley, facevano Hai l'esempio, ragione. avrà a disposizione un budget superiore a quello dell'Ajax. Quindi anche il nostro calcio, con ogni probabilità, è da rapportare in modo differente anche a livello tecnico a questi Certo. club di Premier. Piccolissima parentesi, la apriamo e la chiudiamo dopo veramente neanche un minuto. Elio Balotelli e ritorno al gol. Complimenti. Io ho già finito qua. Il mio minuto l'ho terminato. Cioè, ragazzi, ma che Antonello, devo dire? È il lavoro che deve fare. È 4 mesi che non la mette dentro. Una non l'ho volta. neanche fatto giocare. Ho capito. Ci Perché? saranno dei perché, no? Perché se non lo Allora, fai giocare, vai. Balotelli ha girato tutte le squadre migliori in Europa. Ha sempre stato mandato via, comunque, non è mai andato via perché lui volesse proprio andare via. Quindi vuol dire che come giocatore c'è, caratterialmente è zero, assolutamente. Ragazzi, io dico una Certo. cosa. Premesso, io lo odio, non lo posso vedere, ma lui deve ringraziare Mino Raiola. Lui deve ringraziare Mino Raiola perché con quel carattere che ha, con quel modo che ha di fare, si è accasato nelle squadre migliori d'Europa, migliori d'Europa. Deve solo ringraziare Raiola. Se non c'è quello lì, se non c'è quel signore lì, ripeto, che a me non piace proprio, la mia disistima verso Raiola è immensa. Però lui lo deve ringraziare, È stato perché con i bravo. soldi che ha preso, Certo. cioè a quest'ora lui cosa ha? 25 anni? Sì. 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 25-26. Lui 4 anni fa, 22 anni, aveva già finito la carriera, se non c'era Raiola. Ma Giocava in eccellenza. l'errore è proprio quello, perché Balotelli arriva all'Inter a 17-18 anni e l'Inter gli fa sottoscrivere un contratto quadriennale o quinquennale a cifre già molto Molto importanti. importante, esatto. Quindi poi, ripeto, la rovina, come diceva Johan Cruyff, la rovina dei calciatori, del talento vero e proprio, sono i contratti a lunga scadenza e con cifre molto importanti. A un certo punto ti vengono a mancare gli stimoli. Certo, Sicuro. quindi anche Ragazzi, tu non ragazzi. reputi Balotelli un No, giocatore io lo reputo un grosso talento, un talento inespresso. Mancato, inespresso, bravissimo, sì, ma per limiti non solo suoi, anche la gestione di certi calciatori. Brendan Rodgers è una persona estremamente intelligente, come è un irlandese, no? carattere molto duro, una persona fatta in un certo modo, e secondo me sta cercando di far capire, visto che l'investimento di Balotelli è stato È fortemente importante. voluto Eh sì, da Brendan certo. Rodgers. Sta facendo capire a Balotelli che c'è solo una via da seguire, quella del sacrificio. Poi se hai il talento, tutto il resto E lui viene talento da ne ha solo. tanto. Sì, Certo. quello sì, no, Tornando davvero. invece Posso, alle. scusa, posso dire una cosa, ricollegandomi Sì. a Massimiliano? Ha ragione.
I contratti lunghi sono la rovina dei calciatori. Ecco perché io è da un quarto di secolo, 25 anni, che io i contratti non si devono più fare, anno per anno. Sì. Dopodiché, questo non in Italia, in tutto il mondo, in tutto il pianeta, ovviamente, pianeta calcio, perché sennò l'Italia non serve a nulla. E anno per anno, alla fine... Tu sei venuto da me, benissimo, sei contento della società, bene. Io sono contento di te, andiamo avanti un anno. In Italia in questo caso scapperebbero subito dopo il primo anno. Ma chi se ne frega? Poi qualcuno mi è venuto a dire, ma non puoi programmare. Ma perché Milan di oggi sta programmando? Non è in grado. Passiamo invece ad un altro argomento. Parliamo un attimo anche della Lazio, di Lazio-Genova, la vittoria della squadra di Gasperini. Lo Tito qui ha scatenato un putiferio, Antonello. Sì. È vero, il discorso di Lazio-Genoa, diciamo che è stata una bella partita, nel senso che comunque meritata la vittoria del Genoa, perché comunque ha giocato bene. Sì. Lo Tito, si sa, è un personaggio si è arrabbiato molto presidente, con gli arbitri. Sì, a seguito di... Però Lo Tito è un personaggio così, ha sempre fatto polemica, sempre farà polemica, soprattutto sugli arbitraggi, non è la prima volta che viene fuori. Ma è un mal comune in questo momento in Italia, tutte le società, chi affronta Napoli, l'Udinese eliminata in Coppa Italia, cioè in ogni circostanza, in ogni situazione sono lamentele nei confronti, quindi al di là di Lo Tito, che è portato probabilmente per questo atteggiamento, per le polemiche, io penso che la soluzione ideale sia quella di dare delle linee guida dalla quale tracciare dei percorsi dalla quale non si può uscire, stop. Poi è vero che sicuramente è la realtà dei fatti, è una cosa storica, Elio parlava di 25 anni di spaccato di calcio per quanto riguarda la sua esperienza e l'esperienza che ci ha portato. La mia è un po' di più. Ma no, di esperienza specifica sulla gestione economica dei giocatori. Ma la stessa cosa è per quanto riguarda... Io da quando sono nato, io ho 47 anni che sento parlare di arbitraggi a favore di sudditanza. Li hai anche vissuti, di tecnologia. Quindi è un mal comune tipicamente italiano. In Inghilterra hanno risolto, ripeto, facilmente certe diatribe. Nessuno si lamenta con gli arbitri, perché sennò l'arbitro tira fuori il red card. Quando ci sono delle problematiche su un gol non gol c'è l'occhio di falco. Per quanto riguarda linee e geometrie della quale si parlava prima, c'è massima fiducia nella tecnologia, perché se dubitiamo anche della tecnologia, insomma, noi siamo più avanti. No? Quindi non se ne viene più a capo. Lo Tito ha questa forza in questo momento che gli è concessa non so da quali poteri, perché insomma, a quanto pare manipola anche altri aspetti del calcio. Adesso venerdì poi sarà l'assemblea in Lega Calcio, quindi... Se ne vedranno delle belle fra Galliani e Lo Tito, siamo tutti curiosi di sentire cosa... Che sarebbe essere una mosca essere là. Sei presente, verificare. Cioè da fuori, sai, poi ti riportano quello che vogliono, ma se sei dentro... Mi sembra un po' bellissimo. Quello che avviene nella realtà politica di questo paese. È quello. Fomentano fuochi a destra e a manca per non farci vedere quella che è la realtà. Parliamo della realtà di Parma, parliamo. Parliamo di quello che è avvenuto a Parma, no, 197 milioni di euro di debito. Poi domani andremo ad approfondire anche il discorso di Parma, Max. Elio, tu che prima hai tirato fuori le linee, tu non ci sei stato, infatti ragazzi, ti voglio far sfogare. La cosa meravigliosa. Vuoi tracciare una linea col giornale? La cosa meravigliosa è che sì, le linee guida sono un'altra roba. No, ma la cosa meravigliosa è che mi tengono fuori le righe progressive. Io, ragazzi, facevo le medie 50 anni fa, anzi, forse anche qualcosina in più. 50, io linee progressive non le ho mai sentite. Secondo me, non sono mai esistite. Non esistono adesso e non esisteranno nemmeno in futuro. Cioè, questa è un'invenzione di qualcuno che si è voluto così creare un alone di fenomenalità, se vuoi, ma mettiamolo in questi termini. Cioè, già lui quando fa le telecronache è un fenomeno, perché non parla mai della partita, perché la partita non ci capisce. E allora parla del regolamento, sai, è successo che magari fosse, ecco, cioè lasciamo stare. La linea progressiva non esiste, lì c'è un discorso diverso. Secondo me lì c'è
lo spostamento eventualmente, l'angolazione della telecamera. Sì, no, l'hanno spiegato, hanno fatto vedere la prima inquadratura dalla telecamera del fuorigioco, perché che non è quella centrale, ma è quella se c'è la telecamera che è spostata anche di pochi centimetri, ragazzi, quando tu tracci la linea, perché la linea la devi tracciare, te avete il netto fuorigioco. Se tu la sposti di qualche centimetro più in qua, te avete nettamente in gioco. È l'angolazione della telecamera, non la linea progressiva. Ma di che progressivo sta a parlare questa? Oh. E dai, su. Ma io non sono d'accordo con Elio, nel senso che sai che ci sono le linee progressive, ma non esistono le linee progressive. Esiste un discorso di prospettiva, però, che è importante. No, ma c'è un campo che è delimitato da linea, c'è una profondità. Sì, comunque hanno intervistato chi ha disegnato questa linea in un'altra trasmissione, quindi hanno fatto vedere come viene creata, c'è un computer, c'è un macchinario, quindi non si può sbagliare. Ma comunque il campo ha una profondità, da un lato e dall'altro lato. Se Tevez è in gioco da questo lato, è in gioco anche dall'altro lato. Se è in fuorigioco, lo è allo stesso modo da comunque si voglia guardare. Ha una profondità, che è 105x65, mediamente. Quella è la profondità. Non è la linea, è l'angolazione. L'angolazione, poi logicamente cambia la prospettiva. Alla fine siamo qua tutti a parlare, però il discorso vero è che lì c'è un arbitro che deve decidere in un nanosecondo, vedere un fuorigioco, un guardaline che deve guardare la linea. Solitamente si sa che statisticamente il fuorigioco avviene negli ultimi 16 metri, no? Sì. Qui siamo a centrocampo praticamente. Ragazzi, è questo. C'è il guardaline. Cambiamola questa regola. Quindi. Lì lascia perdere. Il fuorigioco lo fai negli ultimi 16 metri ed è meraviglioso. Poi se il fuorigioco non scatta se sei al di qua della linea di centrocampo, scatta se sei al di là. Lascia perdere. Il fuorigioco deve scattare con la linea dei 16 metri. Stop. Torneremo ad un calcio, ma stiamo andando in una direzione, nel senso che la volontà è quella di proporre calcio e spettacolo attaccando l'avversario. Se tu dai l'opportunità all'attaccante avversario di stare a 17 metri dalla linea di fondo, torneremo ad un calcio di 35 anni fa, Antonello, tu cosa faresti? Lui è un ex calciatore, però lui giocava in porta. Sì, ma non gliene frega niente, ma non è giusto, lui è un ex calciatore. No, tu mi devi spiegare, dato che dici torniamo indietro di tanti anni, quando mai c'è stato il fuorigioco nei 16 metri dall'area di rigore? Quando mai c'è stato fuori gioco? Ma questa qua è una cosa nuova, questa che vuoi, che vuoi proporre. La regola dei 16 nell'area di rigore, quella è. I 16 metri sono quelli, non sono dalla porta a metà campo. Il discorso qual è? Che in questo momento le linee difensive si alzano per non dare profondità alle squadre avversarie, quindi vediamo squadre con palo di gioco veloce. Capito, ma quando la squadra cambierebbero le prospettive, avresti due squadre schierate su 70 metri di campo. Cambierebbe completamente il modo di giocare a calcio. Sì, completamente. Un po' troppo, forse. Ho capito, ma ragazzi, tu quando attacchi, la squadra avversaria deve retrocedere, entra nell'area di rigore. Comunque io alla fine dico, sono per la tecnologia solo sul discorso della linea di porta, e basta. Poi diamo in mano tutto all'arbitro. L'arbitro, come dicevi, il calcio deve essere quello. Il calcio è questo. Noi siamo in chiusura. O magari sul calcio di rigore. Certo. Decidere se c'è il calcio di rigore o no. Noi siamo in chiusura. Vi devo salutare. Grazie Massimiliano Cagnato per essere stato con noi. Grazie Delio Arienti. Grazie a Antonio Bratti. Buonasera. Grazie a tutti voi che ci seguite. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Il programma è stato offerto da Fare la spesa ti pesa? Vorresti farla in modo più veloce e conveniente? Scopri drugstore.it. Collegati al sito e scegli tra più di 5.000 prodotti. Entro 48 ore il tuo ordine viene spedito e lo ricevi comodamente a casa tua. Sconti oltre il 50% sui prodotti per l'igiene e la cura dell'infanzia, della persona, della casa e degli animali. E per te 5 euro di sconto con il codice offerta TV.